Buonasera e ben ritrovati a Mezz'ora Biancorossa, trasmissione dal Piacenza, col Piacenza, per il Piacenza e molto di più biancorossi fino al midollo, come ormai ben sapete. Ben ritrovati, oggi sono in un po' di confusione con lo schermo. Ben ritrovati a questo appuntamento in cui oggi abbiamo un sacco di argomenti di cui parlare, ma sicuramente non sono io. Quindi andrei, visto che comunque il format si chiama Mezz'ora Biancorossa e non 7 ore e mezza Biancorossa, a presentare direttamente i nostri ospiti per non perdere tempo. Cioè, ospite, lo dico sempre, non è ospite, lui è il padrone di casa, visto la trasmissione è sua. Giacomo Spotti, Giacomo, bonsoir, ben ritrovato. Mi è perso un po' di connessione, benissimo così. Giacomo, mi senti? Non mi sente. Riproviamo un attimo. Giacomo, mi senti? Bonsoir, mi senti intanto? Buonasera, ti sento. Ragazzi, Buonasera a tutti. oh, meno male, dottore, almeno noi ti sentiamo. Roberto Labò, poliambulatorio health. Possiamo dire che forse poliambulatorio health è la parola più difficile da dire in inglese, probabilmente. Quindi già non mi Eh aiuti sì, a... è un bel abbinamento, parola lunga e difficile. all'inizio. Doc, ma Però te la visto che sei allora... cavata bene, bravo. meno male, va, almeno quello ci proviamo. Doc, ma visto che comunque inauguri questa puntata di oggi, la inauguri per un motivo anche importante, perché comunque Piacenza Calcio, poliambulatorio health, Roberto Labò, responsabile quindi del comparto medico della squadra biancorossa, un bel progetto tra l'altro, perché comunque ne parlavo oggi, cercavo un attimo di capire bene come funzionasse questo discorso. Non è solo un progetto che riguarda la salute del giocatore, ma anche la prevenzione. Assolutamente sì, vi ringrazio subito intanto di farmi aprire, è un grande onore soprattutto per l'argomento che di solito emerge durante la stagione solo per le cose brutte, no? Quindi per la parte della cura del giocatore, così prendo la palla che mi hai tirato per spiegare un paio di cose. Sicuramente tutta la parte del lavoro del gruppo sanitario di una società sportiva come Piacenza Calcio, come abbiamo sempre fatto in questi anni, io sarò alla quarta stagione quest'anno come osteopata all'interno del gruppo di lavoro della società. Dicevo, la parte primaria certamente è quella della cura, no? Quindi di rimettere in sesto il giocatore, di rimetterlo in campo, di prendersi cura del suo stato di salute. Però, come dicevi tu, sempre di più, e non solo a Piacenza, ma in tutto l'ambito sportivo, sappiamo come è fondamentale la parte di prevenzione e che mi piace per dare anche un taglio un po' più specifico a quello che facciamo al lavoro da noi. Unire il concetto di prevenzione a quello di prestazione, che sono due elementi che spesso sono stati considerati ben suddivisi, quasi gestiti da due ambiti diversi nelle società sportive. Invece, hanno elementi comuni molto importanti. Riesco a spiegarvelo meglio con un esempio. Se, qualche professionista dell'ambito sanitario della società valutasse in ottica preventiva uno dei ragazzi lo farebbe andando a valutare caratteristiche posturali, caratteristiche di sinergia muscolare, qualsiasi elemento in quell'ottica potrebbe far emergere alcune caratteristiche alterate, per esempio, che ci potrebbero dare modo di proporre dei percorsi soggettivi in ottica di prevenzione dell'infortunio, cioè togliere il ragazzo dalla possibilità di essere predisposto durante la stagione all'infortunio. Tutti questi elementi, però, se è vero che abbiamo trovato in un'ottica alterata, allo stesso tempo ci danno un quadro del modo di funzionare dell'atleta e che è un modo di funzionare in un'ottica proprio motoria, cioè come compie il gesto motorio. Quindi quell'alterata funzionalità può essere alterata anche nel momento di proposta di prestazione, cioè in tutto quel lavoro che viene fatto da parte dei preparatori atletici, per esempio, da parte dello staff tecnico. Ovvio che attraverso appunto la condivisione di queste informazioni e anche la traduzione verso lo staff tecnico, alcuni elementi del nostro ambito possono diventare veramente concreti anche nell'ottica di quello che è lo stato di forma del giocatore, perché a mio parere, soprattutto nel professionismo, lo stato di salute e lo stato di forma sono in realtà due elementi assolutamente sovrapponibili. Doc, a questo punto io siamo quasi
in chiusura io ti devo ringraziare più che altro perché a questo punto sai che c'è un grosso problema, che adesso a questo punto hai fatto un'ottima spiegazione, incredibile. E adesso diciamo al mister, però il mister a questo punto che ci sta ascoltando sa benissimo che tu li tratterai così i suoi giocatori, quindi se c'è qualche problema poi lo senti te. Speriamo che lui sia contento per tutto l'anno, faremo di tutto ovviamente, ma anche perché assolutamente sì, grazie mille. Grazie mille a voi. Esattamente, grazie mille al dottor Roberto Lavoie, poi l'ambulatorio Health, grazie mille. Buona serata, grazie, buon proseguimento. Grazie, buona serata. Giacomo, intanto noi adesso passiamo dal dottore che comunque ci ha raccontato delle cose anche straordinariamente interessanti, ti dico la verità. Io perlomeno mi sono interessato perché comunque è una cosa molto bella questo nuovo componente. Infatti Daniela Pasi dice, ma questo percorso vale anche per il settore giovanile? Sì. Vale anche per il settore giovanile, quindi la notizia nella notizia, la diamo, brava Daniela, che assist che ci hai servito, è anche un percorso che vale anche per il settore giovanile, comunque tutto un modo nuovo di buttarsi nel professionismo. Ma Giacomo, fammi tu, non ti sento Giacomo però, chissà perché, ti sento male, non ti sento proprio. Vabbè, mentre proviamo un attimo a ricollegare Giacomo che non si sente, non si vede... Non si sente benissimo, partiamo direttamente col pezzo forte della serata. Quindi abbiamo con noi il nuovo mister del Piacenza Calcio, Manuel Scalise. Mister, buonasera e benvenuto a Mezz'ora Biancorossa. Buonasera a tutti, grazie per l'invito e saluto tutte le persone che stanno guardando la trasmissione. Mister, sicuramente tante persone, adesso abbiamo di nuovo Giacomo con noi, vediamo se stavolta riusciamo a sentirlo. Giacomo, bonsoir. Eccomi, oh. Ci siamo, vi sentite? Ah, mister, ha visto come si fa? Stiamo subito cercando di tappare la bocca ai giornalisti, prima ancora dell'inizio della stagione praticamente, già proviamo a farli parlare. Cosa sti parlando? No, ho conosciuto tutti loro, ho visto la passione che hanno nei confronti del Piacenza, quindi è giusto che facciano il proprio lavoro, che pretendono molto dalla squadra durante la stagione, quindi non ho nessuna preclusione nei loro confronti e massimo rispetto per il lavoro che hanno svolto negli anni e per quello che faranno quest'anno. Ecco Giacomo, visto che c'è stata questa pregunta del mister che praticamente ha steso un tappeto rosso, a questo punto lasciate la prima domanda, direi. Ma vabbè, insomma, la prima domanda è un po' poi ripetiamo un po' quello che ci siamo detti durante la presentazione, nel senso che io chiedo a lui il primo impatto con la realtà del Piacenza, perché il mister ha ottime referenze, è stato un ottimo giocatore, però allenare è una cosa completamente diversa, ecco, e quest'anno si chiede comunque di far bene, e quindi io chiedo a lui l'impatto che ha avuto con la nostra realtà. Ma intanto, l'ho detto anche durante la conferenza stampa, è giustissima quella sensazione di scetticismo che c'è nei miei confronti, perché comunque sono arrivato ad allenare in una piazza importante, in una società importante, in una società gloriosa come il Piacenza Calcio. E ci siamo. Però in questo scetticismo ho visto che c'è dell'entusiasmo nell'aver fatto quest'anno il primo turno dei playoff. Quindi vedo quell'entusiasmo, vedo quella voglia di comunque calcare dei palcoscenici importanti durante la stagione. Io sono abituato sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno quando le cose non vanno bene, il bicchiere mezzo vuoto quando le cose non vanno per il verso giusto e viceversa. Di conseguenza sono molto, molto fiducioso per quello che lo staff tecnico darà alla squadra e per quello che la squadra farà durante la stagione. L'impatto è stato buono perché comunque ho visto una società sana, una società molto ambiziosa, una società che ha strutture, una società che vuole migliorarsi nel tempo. Adesso spetta a noi ricambiare tutto, perché comunque adesso in questo momento Piacenza è una società solida, quindi possiamo dire ciò che si vuole, però è una società che sta durando negli anni, di conseguenza dobbiamo essere bravi a far uscire fuori tutto questo entusiasmo che ho visto durante queste settimane nei confronti della squadra con i playoff. Adesso bisognerebbe far meglio nella prossima stagione. Giacomo? Beh, sì,
Perfetto. Allora, secondo me, allora, dunque, a me il mister ha fatto un'ottima impressione. Chiaramente poi bisogna vedere anche come sarà, ad esempio, costruita la squadra. Volevo chiedergli a riguardo che cosa si aspetta, ecco, nel senso, questa è una squadra che ha, diciamo, un blocco ben definito di giocatori che hanno fatto bene. Hanno fatto bene 2 anni fa, alcuni, pochi, che sono rimasti, e molti hanno fatto bene quest'anno. Quindi lui ha detto una cosa molto importante, secondo me, durante la conferenza stampa, quando è stato presentato venerdì scorso. Ripartiamo da dove si era finito, cioè con cos'era, maggio. Cioè, quindi ripartiamo da un 4-4-2, un 4-2-3-1, secondo me sarà molto questo modulo, e come valuta lui al momento la rosa che abbiamo a disposizione? E so che non piace agli allenatori dare degli obiettivi, tantomeno darli a giugno, però... Giacomo, mi stai bruciando tutta la puntata, aspetta, calmo, non ci subito tutta la carne al fuoco. Ripartiamo. Lo sai che sono fatto così. Facciamo così, torniamo un attimo indietro, ripartiamo un attimo. Intanto, mister, chiediamo un attimo se ha seguito, visto che c'è anche una domanda di Fabio Floreo, se ha seguito il Piacenza in questa stagione. Comunque mi pare di capire assolutamente di sì per quello che ci ha detto all'inizio, e quindi poi richiedo da quello che ha detto Giacomo nella prima parte della domanda, ovvero come vede questa squadra, comunque, per quello che per il momento può aver visto. Poi ovviamente il campo c'è anche un'altra cosa. Ma è normale partire da un'ossatura forte come quella che ha il Piacenza, perché Piacenza in questo momento ha sottocontratto dei giocatori forti per la categoria. È giusto comunque continuare con il modulo di gioco che è stato utilizzato durante la stagione, perché comunque si sono fatti i playoff del proprio girone, di conseguenza è stato fatto qualcosa di positivo. Ho bisogno di tempo durante il ritiro per capire se quello è l'abito più adatto alla squadra. Poi, se c'è da fare qualche modifica, bisogna cercare di capirlo subito con lo staff tecnico e cambiare subito. Non ho fatto particolari richieste alla società, sono uno che mi piace molto lavorare con i giocatori che mi vengono dati, però in questo momento la società mi mette al corrente su tutto. Fa un nome di un giocatore, mi chiede di guardarlo, mi chiede se lo conosco, mi chiede di prendere referenze, e dopo capiamo bene se è funzionale al nostro modo di vedere il calcio. Io sono abituato comunque sia a richiedere, a voler lavorare con dei ragazzi che hanno voglia di sacrificio, hanno voglia di migliorarsi durante la settimana. Non mi piacciono i presuntuosi, non mi piacciono i lavativi, non mi piace la gente che non lavora. Di conseguenza farei fatica, veramente fatica, a lavorare con questo tipo di giocatori. Ci appresteremo a fare un campionato difficile, non so se sarà il girone A, che sarà il girone B, ma comunque sia, in entrambi i gironi ci sono delle corazzate. Noi dobbiamo lavorare durante la settimana duramente. I ragazzi che hanno fatto calcio con me, so che ho fatto poco, però so bene quello che ho fatto anche nel mondo dei dilettanti, sanno che la settimana è dura, molto difficile da fare dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, per poi preparare la partita della domenica. Di conseguenza non potrei andare d'accordo con dei ragazzi, dei giocatori che non vogliono migliorarsi, non vogliono soffrire durante la settimana, durante la domenica, non vogliono lavorare per far bene con la maglia del Piacenza. Io ho desiderio, ho volontà, ho voglia di vedere gente, giocatori che sono affamati, perché come voglio fare l'allenatore io, ma in questo momento l'allenatore lo voglio fare a Piacenza, lo vorrei fare per tanti anni, vorrei regalare delle soddisfazioni alla tifoseria, quindi voglio giocatori che devono avere questa voglia, devono avere questo sangue e devono raggiungere gli obiettivi che la società e io stesso mi sono prefissato, che ho ben chiaro, perché comunque so che in questo momento a Piacenza, durante la conferenza stampa, qualcuno giustamente dice che non sono stati dati degli obiettivi, ma ho ben chiaro quali sono i miei obiettivi nella testa, quindi non ho nessuna tentazione nel non volerli dichiarare apertamente alla tifoseria, perché giustamente la tifoseria si aspetta questo.
Mister, io riparto da qui, perché più che altro è interessante perché scopriamo anche un po', più che l'allenatore, anche l'uomo Scalise dietro, comunque chi sarà l'allenatore di Piacenza. Mister, lei ha una grandissima esperienza, è stato prima come giocatore, importante, più di 250 partite dai professionisti, ha avuto grandi maestri anche come allenatori, quindi la domanda forse si spreca anche un po' lei a chi si ispira, perché forse è antipatico parlare di filosofia, perché secondo me sentendola parlare traspare molto l'etica del lavoro, che è la cosa più importante, che pensa che quello che i tifosi e i suoi ragazzi poi vedranno quest'anno. Però comunque quanto pesa la sua esperienza, visto che comunque ha così tanto da dare sotto il profilo calcistico, per questi ragazzi anche insegnargli qualcosa, visto che comunque lavorerà con un gruppo abbastanza giovane, salvo ovviamente i nomi che circolano, comunque sotto contratto, che sono rimasti. Quindi un po' questo le chiedo, quanto il suo percorso di vita porterà a questi ragazzi? Ma nelle passate esperienze, comunque, quando ho lavorato con i giovani nel settore giovanile, poi ho iniziato ad allenare i grandi, è normale che il biglietto da visita era quello di una carriera, comunque molti dicono una carriera importante, ma secondo me è stata una carriera normale, figlia di un lavoro fatto, di una volontà, perché non ero un giocatore di talento, ma un ragazzo che doveva lavorare duramente durante la settimana per raccogliere frutti della domenica. Quindi questa è già una base che mi devo portare dietro per fare l'allenatore. E poi il biglietto da visita, comunque sia, di quello che è stato come nella mia carriera calcistica, conta relativamente poco, perché ti presenti davanti a dei giocatori e devi essere preparato. Devi essere preparato dal punto di vista calcistico e devi essere giusto nei loro confronti, nei comportamenti che dovrai avere durante la stagione. E per quanto riguarda gli allenatori, ne ho avuti tantissimi. Grazie al cielo sono in ottimi rapporti con tutti. Ci tengo a sottolineare questo, che per me fa parte della persona, che è importantissima. Con molti di loro mi rivedo, mi risento, mi saluto e ci perdo anche del tempo, che serve tantissimo nel parlarci insieme, anche di raccontarsi come vanno le proprie vite. La mia fortuna era di, con questi allenatori, moltissimi bravi, cerco di aver appreso, di trasmettere quello che mi hanno insegnato loro. Di molti che ho avuto, li ho rispettati a livello umano, magari tante cose non mi sono piaciute, cerco di non riproporle da allenatore al giocatore, tutto quello che a me, secondo me, non lo reputavo giusto, sia nei comportamenti che dal punto di vista calcistico, durante la formazione del giocatore, della squadra. Giacomo, io so che tu hai tre domande per il mister rapide, vai. Io vado meno sulla filosofia e vado più sul tattico. Allora, a questo punto chiedevo al mister, innanzitutto sappiamo che ci serve un regista, e quindi che tipo di regista hai chiesto, comunque state cercando, voglio dire, che ti verrà proposto, o che tipo comunque di regista hai in mente. Dopodiché ti chiedevo la posizione tattica di Corbari nello scacchiere, ecco. Anche perché, mister, allora, ne approfitto, visto che comunque qua qualcuno ha preparato una grafica e non sono io un'infografica, l'ha immaginata così, vediamo se riesce anche a vederla anche lei, questa ipotetica. Sì, la sono immaginata così io, la formazione all'inizio. Ah, ecco, diciamo chi se l'ha immaginata, se l'ha immaginata con questo 4-2-3-1, con appunto mancano un po' di caselle, ovvero un centrocampista, un esterno a sinistra basso, però più o meno Giacomo l'ha vista così. L'ha vista Giacomo. Intanto, per me il mio obiettivo più grande è anche migliorare tutti i giocatori che sono sotto contratto, perché comunque vedo in Sulic 60-70% secondo me di quello che ancora può fare come giocatore. Un giocatore che comunque è apprezzato tantissimo dalla tifoseria, un giocatore di grande temperamento, però secondo me può velocizzare i tempi di gioco, può migliorarsi con le posture del corpo nel giocare con meno tempi e più velocità, più rapidità per innescare davanti agli attaccanti. Quindi per me la più grande missione quest'anno sarà migliorare i giocatori che abbiamo sotto contratto, che ho visto quest'anno alcune volte dal vivo e alcune volte a video. E quindi mi viene in mente, visto che mi avete chiesto del play, bisogna affiancare un giocatore a Sulic. Però
Suric per me, per il temperamento che ha, può migliorare tanto dal punto di vista tattico e tecnico, quindi questa sarà per me la mia missione già da poter fare dal 15 di luglio in poi. Nella grafica che avete fatto, recupereremo un giocatore come Corbari dopo l'infortunio grave che ha avuto. In una stagione e mezza ha fatto 15 gol. I numeri in questo sport sono fondamentali, perché comunque avere giocatori che fanno tanti gol così non è semplice. Metti i gol di Corbari, metti i gol degli attaccanti, metti i gol di qualche difensore dei centrocampisti e sono benzina per noi. E si può giocare con la grafica che hai evidenziato poco fa, perché comunque consentiremmo di stare un po' più stretti dentro il campo, con Corbari che stringe un po' di più. Comunari lo potremmo tenere un pochino più largo e giocare con un trequartista e una punta davanti. Questa è un'idea. In questo caso qui dovremmo sicuramente tenere Corbari un po' più stretto. Al posto di Corbari, in questo momento abbiamo anche Rossi, che è un giocatore che l'anno scorso in Serie D ha visto la porta, ha pagato l'ambientamento da quello che ho visto a video con la categoria, che è una categoria diversa. Però anche lui ha potenziale e qualcosa può fare. Però non mi voglio focalizzare molto sul modulo. È importante, sono dei numeri importanti, però noi dobbiamo avere una filosofia che è quella che mi auguro io. Io vorrei che la squadra trascinasse la tifoseria, che creasse quell'entusiasmo, che fosse un tutt'uno tra tifoseria e squadra. Vuol dire che hai temperamento, vuol dire che hai carica agonistica, vuol dire che è trasmissione veloce della palla, è possesso palla, verticalizzazioni e vuoi anche velocemente riprendere la palla. Poi ci sarà da soffrire, perché comunque la sofferenza è una cosa bellissima nel calcio, soprattutto raggiungere risultati di vittoria nella sofferenza sono le cose più belle, le cose più formative per la squadra. Mister, anche perché comunque da quella grafica abbiamo visto un Cesarini dietro le punte, diciamo, fantasia al potere, un po' dietro Dubiskas, però comunque sempre punta, proprio volano della squadra, cabina di regia in mano alta. Ma sono dei giocatori, sia Dubiskas che Cesarini sono giocatori che lo scorso anno hanno fatto bene. Mi è stato chiesto della fascia di capitano della scorsa stagione, mi è stato chiesto tra virgolette, dello sbaglio che ha fatto, ma lo sbaglio lo facciamo, gli sbagli nella vita li facciamo tutti. Cesarini deve fare ancora di più di quanto bene ha fatto quest'anno. Per me può fare più gol, può fare più assist. Deve ritrovare anche l'entusiasmo, la voglia di allenarsi veramente durante la settimana bene. Sono sicuro che ritroverà tutto questo e avrà voglia di fare grandi cose in questa stagione. Giacomo? Il mister ha detto che Cesarini può addirittura arrivare quasi a 20 gol volendo, e questo è molto interessante. Dopodiché la formazione che ho presentato, vabbè, poi chiaramente adesso hanno fatto tutte quante le valutazioni di mercato, ci sono anche i giovani, non sottovalutiamoli, però insomma Munari sarà riscattato, serve questo regista, bisognerà vedere in porta come recupera Stucchi e poi bisognerà vedere a sinistra con Giordano. Comunque in linea di massima, secondo me, ci sono dei gran c'è un gran bel c'è un gran bel presupposto per poter far bene in questa stagione qua. A me è piaciuto molto l'approccio che ha avuto il mister, poi chiaramente dovremo valutarlo poi sul campo, perché comunque e qui torniamo al discorso fatto all'inizio, cioè poi Piacenza comunque rimane una piazza che misura sempre molto anche il risultato, ecco, che si andrà a vedere. Questo purtroppo è fondamentale nel calcio, purtroppo per fortuna, dipende. Io sono consapevole di questo, è da tutte le parti così. Questo è un gioco, è uno sport che funziona così. Io andrei di tiro stasera. L'unica cosa positiva che non mi porta ad andare di tiro stasera col Piacenza è di stare con mia moglie e i miei bambini, altrimenti partirei veramente stasera per Salso Sì, hai Maggiore. parlato di angolo di paradiso, vero, durante la conferenza stampa qua a Piacenza, hai trovato, o cerchi, insomma, E vuoi rimanere qua un po', comunque, insomma. no,
non è che voglio raccontare, però sa, mi sembra logico. Io quest'anno ho fatto la serie di Acaronno e quando comunque ti rimani legato a tutto l'ambiente, ai magazzinieri, a tutto lo staff medico, ti dicono: mister, comunque facciamo un altro anno insieme, i giocatori anche loro lo chiedono. Mi è dispiaciuto andare via da Caronno, ma dal punto di vista umano. Arrivi in Serie C, arrivi a Piacenza, che comunque ha fatto delle cose nella storia straimportanti in Italia, e comunque sarebbe bello anche fermarsi qualche anno e far vedere a tutti che siamo diventati una squadra che fa un gran bel calcio, che gioca bene, che raccoglie risultati, che forma giocatori. Sarebbe una bella etichetta per tutti. Non posso comunque ogni anno cambiare. Certo, sta andando bene perché sto comunque saltando di categoria, però ogni tanto fermarsi, migliorare, lavorare con un gruppo squadra un paio di anni, due o tre anni, non sarebbe una brutta idea, anzi, mi piacerebbe. Mister, te lo leggo qua. Qualche domanda dei nostri tifosi, qualche saluto più che altro, perché un sacco di bocca al lupo, un sacco di congratulazioni, infatti c'è Paolo Politi che la saluta, Alessandro Braga, benvenuto il nuovo mister, Alessandro Zambruno, Paolo Maserati, Oriano Barbareschi, fa in bocca al lupo, Fabio Ostelli, Fabrizio Bicio Milani aveva chiesto se un giocatore che aveva espresso la società senza fare nome ma come ruolo, a questo punto il Bicio ti hanno già risposto, praticamente il mister ti ha già servito, quindi siamo a posto. Gabriele Bergonzi la saluta, mister. Fabrizio Scaravella dice: possa la tua fame riportare il nostro piace alla gloria che merita, quindi comunque investimento mica da ridere. Giuseppe Ortalli fa bene, mister. Carlo Politi la saluta, Andrea Piva, Paolo Periti ancora. Andrea Piva dice anche: Corbari è meglio da mezzala, secondo lui. Però mister, questo è per dire che questo è un gioco bellissimo, sta bellissima. I nostri tifosi sono anche dei grossi intenditori di calcio, quindi è normale sentire che comunque ognuno ha la sua opinione, che è anche giusto e bello. Mister, io faccio una domanda un po' più personale, visto che parlava di Serie D. Io ricordo anch'io, sono venuto dalle categorie inferiori. La prima volta che sono entrato al Garilli è stato emozionante per me, veramente tanto, e io non mi siedo in panchina. Lei, che non si è ancora seduto in panchina lì, ma è entrata allo stadio, cosa ha provato quel giorno lì che è entrata e ha visto la scritta Piacenza Calcio lì davanti alle panchine? Ah, ho vissuto una grande emozione. Sono tornato a casa e ho detto a mia moglie che comunque avevo ragione io, perché quando ho smesso di giocare avevo detto a mia moglie che nel giro di qualche anno mi sarebbe piaciuto arrivare di nuovo tra i professionisti. Ma forse questa gavetta serve, perché anche vedere la passione che ci mettono i ragazzi nelle categorie dilettanti serve, perché quando hai giocatori che comunque lavorano 8 ore, vengono ad allenarsi la sera, ci mettono il massimo dell'impegno, capisci che questo sport è bello farlo, devi ripagar loro con la tua preparazione, con il tuo studio, con i tuoi comportamenti. È uno stadio imponente, io ho anche pensato che comunque mi piacerebbe tantissimo dare delle soddisfazioni comunque a tutta la gente che ti fa Piacenza in giro per l'Italia. Mister, io le faccio un'ultima domanda, poi lascio l'ultima domanda a Giacomo, le chiedo anche un po' come è andato il confronto con la società, col presidente, col direttore generale e sportivo. Cosa le hanno chiesto e come è andato al momento della scelta? Se l'hanno spiegato un po' come vede questo suo percorso? Ah, io nella società ho visto diverse cose, ho visto comunque una solidità economica forte, in questo momento il Piacenza è una società forte, riconosciuta dappertutto, soprattutto negli addetti ai lavori. Ho notato un grande entusiasmo, perché comunque quest'anno l'aver fatto i playoff ha dato sia alla tifoseria che alla società quella voglia di fare sempre meglio, come se fosse stata una bella cosa, però con la voglia di fare di più. Penso che la società abbia riconosciuto comunque in me la voglia di lavorare, la voglia di fare queste caratteristiche sia nei miei confronti che nei confronti dello staff. Queste sono state le cose che hanno cercato di vedere, di capire nei nostri confronti. Adesso ripeto, c'è questo mese e mezzo che è noioso per me, perché non
Sono praticamente non operativo, se non da casa, vedo partite, e ho voglia comunque di iniziare, nonostante il campionato che abbiamo fatto quest'anno ha contato 43 partite ufficiali tra campionato e Coppa, è stato un campionato molto lungo, però mi sono già caricato, sono pronto per questa nuova avventura. Giacomo, se è l'ultima domanda per il mister, poi lo lasciamo andare, che vabbè che è un mese e mezzo, ma secondo me vuoi anche fare altro piuttosto che stare qua con noi, Allora, giustamente. vado flash, lo stadio lo riempiamo se andiamo bene, che il campionato diventa interessante, ci mette Piacenza ha alcuni difetti ma anche molti pregi, lo stadio lo riempiamo in un amen. Mi ricordo 3 anni fa la partita con l'Entella. Dopodiché dico al mister, a me è piaciuto molto il fatto che il mister ha anche un occhio di riguardo sulla nostra primavera, che secondo me propone 3 elementi molto interessanti che sono Ruiz, Boffini e Rosso. Boffini, ricordiamo, è giovane esordiente in Serie C della sua età, 2 stagioni fa. Esatto, però mi piacerebbe vedere giocare i ragazzi, cioè proporli perché veramente ci si crede, non proporli perché bisogna fare la casellina della presenza. E il mister mi sembra di aver capito che da questo punto di vista ci guarda, ci sta attento e se è convinto non ha paura a metterli dentro. Abbiamo già parlato con la società, dovrebbero essere aggregati con noi dal primo giorno di ritiro. Ho volontà di far giocare gente che merita. Non guardo la carta d'identità, non guardo da dove arrivano, non guardo chi sono, io guardo se hanno la fame e se possono dare qualcosa alla squadra. Quest'anno ho fatto giocare a metà campionato un ragazzo della Juniores in uno scontro diretto. Non sono sicuramente un allenatore che fa giocare l'ultima giornata, un giocatore per far Ecco. vedere che assolutamente no, perché penso più di far male al ragazzo che un giocatore se gioca l'ultima partita, non lo so, non mi aspetterei tanto. Se un giocatore bravo si butta dentro a metà campionato, all'inizio del campionato, nella seconda parte del campionato, vuol dire che hai fiducia in lui, vuol dire che può fare il giocatore, vuol dire che riconosci lui qualcosa, altrimenti perdi solo del tempo. Fargli fare l'ultima giornata vuol dire dare una ricompensa che il ragazzo non ha voluto, non ha cercato durante l'anno. Sì, magari si sarà impegnato, però non devi aspettare l'ultima giornata di campionato per buttare dentro un giovane. Durante appunto questo torneo. Mister, grazie mille di essere stato con noi, noi la ringraziamo nuovamente e benvenuto ancora anche da parte di tutti i tifosi qua a Piacenza e noi ci Grazie, risentiamo sicuramente durante l'anno. Grazie mille a mister Malascalise. mister. Grazie a tutti voi per l'invito e ci vedremo presto. Buona serata. Grazie. Grazie mister, arrivederci. Giacomo, noi siamo quasi in chiusura, ma so che tu hai un messaggio rapido da dare a tutti i nostri tifosi e gente che ci guarda. Sì, certo, sabato pomeriggio ore 18:30, piazzale davanti all'ingresso dei distinti, verrà inaugurato il murales in memoria di Davide e Marco Reboli, realizzato da Ello Marte, un artista di fama internazionale, uno dei più grandi street artist che ci sono in Italia. È bellissimo, è già stato realizzato, è veramente meraviglioso e invito tutti i tifosi del Piacenza Calcio sabato pomeriggio ore 18:30 davanti all'ingresso dei distinti che lo andiamo a inaugurare, andiamo a ricordare due colonne portanti del nostro mondo. Ma sai che quasi Ho quasi ci vengo finito. anch'io, quindi ci vediamo. Perfetto, già uno Oh, spot allora, elettorale qua. infatti volevi invitare Scalisi, ma me l'hai mandato fuori, comunque va bene. No, cioè, ma lui, però guarda, il mister si stava ancora scontando, quindi sarebbe Sì, sicuramente lo un dubbio. so, lo Sono so. abbastanza certo, pensavo volessi invitare me, ho detto, Tutti beh, basta che presenti. avevo No, visto, beh, quindi no, tutti beh, no, invitati. ma siete tutti invitati, io invito tutti a quella inaugurazione lì, ok? A posto. Giacomo, grazie mille, allora con te, ci vediamo la Grazie a te. prossima volta. Grazie, buona serata. Intanto saluto anche il doc che lo vedo ancora collegato con noi che ha sentito la puntata in sottofondo. Quindi salutiamo anche il doc. Finisce qui l'appuntamento con Mezz'ora Biancorossa, siamo andati un po' più lunghi della mezz'ora, ma ci perderete questo appuntamento con cui abbiamo parlato per la prima volta, un nuovo mister Manuel Scalise. Vedo che comunque tanti di voi scrivono che ottima impressione, serietà, competenza. Diciamo la verità, che anche le persone che abbiamo avuto noi, quindi auguriamo sicuramente tutte le migliori fortune, in bocca al lupo a Mister Scalise per noi e per il nostro piace. Dal vostro Nicola Arella intanto è tutto, noi ci vediamo alla prossima puntata di Mezz'ora Biancorossa. Ciao!